Because you show is where the poop is. Boop. Smoke weed every day. Male, insetti schifosi. Acci. Salute! Che palle. Ma cioè venite avanti, ancora vi do un pugno! Qui c'è il vincitore di Smoke Weed Every Day. Oh, sì. Signore, buonanotte, ma... piantala con il signore. Non immagini nemmeno con chi hai a che fare. Signore, ci facciamo due chiacchiere con il nostro amico. Voi potete sloggiare. Continuate a sloggiare dai forestieri pericolosi. Hai mai sentito parlare del reparto 6? 6? Non esiste nessun reparto 6. È una stronzata. Infatti. Sei caduto nella parte sbagliata dall'autobus della città, amico. Anzi, scommetto parti che non sei di queste dollari contropeso. Mamma. Halt! Halt! Io Halt! Vuol dire... Ombre! Lo vedi questo? Vuol dire a New York noi pestiamo i pestanti! Surprise, motherfucker! E poi? Se non è meglio di lui, dirlo fuori e capo Navirat. Eh già, stai facendo incazzare tutti oggi, eh? Ma che roba sei tu? Senti, vieni qua. Ehi! Fatality. Lei è il dottor Weaver, il medico legale che si occupa di questo caso, vero? Sì, esatto. Guardi qui, per favore. Non possono sbattere le porte! Che nottata, eh? Già, che nottata. Erano branchie, non papà. Buongiorno. Lei chi è? Testo! Naturalmente. Venga, facciamo un giro. Ho una valanga di scartoffie da sistemare. Certo, già fatta. Non ti posso aiutare. Domani mattina non ti ricorderai più niente. Sono cazzate che uno dimentica dall'oggi al domani. Hai mai visto uno di questi, figliolo? Nervolo, tira mia draughiera, non la. Se lo rimette in grembo e dice: tesoro, no, si sta mangiando tutta la patatina. Oh, devo andare. No, aspetta un attimo. Ma chi sei? Sei. Pisci. Sei un ragazzo molto brillante, James, ma tu, pisci, ti aspetto bello sveglio domattina alle 9. Se non ci sei, rimani bello sveglio. Sì. Posso aiutarla? Sì, un uomo ieri mi ha dato questo biglietto. Mi chiamo Zeta, almeno Zeta. Smoke weed every day.
Siete stati chiamati qui perché siete il meglio del meglio del meglio del meglio. Vedo che c'è una domanda. Sì, mi scusi. Domanda. Sì, mi scusi. Figliolo, andiamo. Ok. Mettiamoci al lavoro. Volete favorire? Verso la metà degli anni 50, una razza di un altro pianeta, Flavio ha una piccola agenzia mal sovvenzionata con il risibile scopo di stabilire un contatto con il governo. Gli alieni pensarono che fosse uno scherzo, tranne tutti che stabilirono un cuore in New York. 2 marzo 1961, contatto il... Eravamo in 9 quella prima sera. Sette agenti, un ragazzo e un astronomo, idiota che si era perso tornando a casa. Avete portato i fiorellini al gigantone. Va bene, ci sto. Man in blood. Lo sai qual è la differenza fra te e me? Che io, vestito così, sono uno schiavo. Questo la sconvolge. No. Lo sai cosa mi piace fare quando è molto tardi? Triplo omicidio. Mi scusi. Cosa ne pensi? Regina dei morti viventi? Mozzafiato. Che... Del corco? Mozzaviventi? No, del cadavere. La devi vedere quella roba. Agli Arquiliani non andrà giù questa storia. Era un membro della famiglia reale. Questo signore aveva una vera cotta per il suo pistolino. K! Giù! Shotgun! Machine gun! With power. Rosenberg non era un archiliano da due soldi. Era il guardiano di un'intera galassia da due soldi. Rosa ha parlato di una galassia sulla cintura di Orione. Che voleva dire? Vattela a pesca! Vattela a pesca! Ok! Stanno provando un numero da ventriloquo. La galassia è qui! Ah, com'è qui? È qui! Ah, qui! Qui! Non ti consiglio di mangiarmi, sono molto importante sul mio pianeta. Sono una regina. Una regina. Sei in arresto per aver violato il trattato di Taiko, sezioni 4153. 5143. Quindi passa qua la galassia che stai galassiando. Scendi da quella specie di galassia e metti le mani sopra la testa. Mostruoso! Bully! Croccante! Chi era tua zia quella? Mi dispiace! Il fatto è che siete tutti uguali! Il bravo, brutto bastardo ha il cuoricino piattolone tenero. Non succederà niente! E non cominciare niente! Ti devi togliere dalle scatole o ti capiterà qualcosa di brutto. Qualcosa di brutto. Eri andato a riprenderti l'arma, eh? Ci sono affezionato. E certo! Non male come secondo giorno di lavoro. Lavoretto piuttosto interessasse il vostro.
Ha chiamato Zeta, l'alto consolato del Solassiante 999 e vuole dei posti in platea per gli Oscar della musica. Va bene, diamo un colpo di telefono a Michael Jackson, è di quel pianeta. Michael Jackson? No. Non è un gran travestimento.